giorno da una Vic in tenuta da casa, anche perché qua il tempo sta iniziando a diventare bello autunnale, le temperature sono abbassate tantissimo, cioè per me è una gioia, io patisco veramente tanto il caldo, anche se è un autunno un po' prematuro perché gli anni scorsi fino a fine settembre faceva sempre caldo, invece quest'anno si sono abbassate veramente, veramente di botto. Io sono contenta, per carità. E si sta anche molto bene, cioè non fa proprio freddo freddo, sono le temperature per vivere. Quindi sono un attimino in tenuta, maglioncino, comoda a casa, però ci tenevo a farvi vedere cosa ho intenzione di fare. E come vi ho fatto vedere nell'unboxing, ho comprato la resina nuova per provare a fare l'effetto mare. Perché io non demordo, ci voglio riuscire assolutamente. E i miei progetti sono fare questa lettera luminosa appunto l'effetto mare. Sono andata già a chiudere con la caldo le varie fessure, così la resina appena colo spero non vada a infilarsi da qualche parte creando più danno che altro, e voglio fare la stessa cosa con questo vassoio, però qua ci andrò a dare ancora uno strato di colla vinilica, non lo so, è una prima volta, è tutta una prima volta, non ho mai fatto dei vassoi in resina e quindi niente, ci voglio provare. E anche questo vassoio io lo trovo bellissimo, veramente bello. E me lo immagino qua con tutta la sabbia, le conchiglie e appunto le onde. Quindi ci riuscirò? Non lo so. Sarà una scoperta. Sarà un'avventura. Quindi io direi che possiamo iniziare. Ma prima di incominciare a fare i lavori, vorrei far vedere questa bellezza, questa meraviglia, questo bellissimo gatto che non mi considera perché ha la pancia piena. Ma guardate, è bellissimo. Queste letterine qua che saranno appunto dei portachiavi, e adesso voglio andare a fare l'effetto spuma ma con la resina UV. Vediamo come verranno e niente, iniziamo. Thank you.
che mi piace davvero tanto. Secondo me, appena faccio l'ultima colata di resina, secondo me viene una figata. Ma è proprio carino. Adesso qua ci sono altre due letterine che stanno finendo. E niente, sono troppo curiosa. Però devo dire che sto trucchetto è veramente bello. Secondo me possono uscire delle cose veramente interessanti. Bad deve fare prima il controllo qualità. Tutto a posto? Ok? Sì? Prima di concludere il video, mi piacerebbe farvi vedere il risultato delle letterine e devo dire che sono veramente soddisfatta, mi piacciono davvero tanto. E io non sono amante dei portachiavi, però come l'avevo in mente, ero euforica nel realizzarle. Queste qua. Io ne faccio vedere alcune e sono anche molto contenta che alcune le ho vendute, alcune me le hanno commissionate. Io veramente sono grata e felice della fiducia che mi date. E niente, noi ci possiamo vedere al prossimo vlog. Io spero vi sia piaciuto e vi mando un abbraccio.